Sì, c'è l'altro. Allora, devo vedere se riesco a cambiare la password. E dove c'è qui c'è la posizione. Ma quello prima di entrare qui, sì, no, ma adesso se lo faccio, inizia. Volevo raccontare com'era nata l'idea di mettere in scena un tram che si chiama Desiderio. E innanzitutto uno dei bei ricordi che ho di mia madre quando ero ragazzina, siamo andati insieme a vedere il film con Marlon Brando e Pirelli. E poi, più di un anno fa, lo trasmisero nuovamente in televisione e da lì mi nacque il desiderio, quindi cioè non diventare troppo vecchia per interpretare il ruolo di Blanche. E quello che io ho tentato di fare, spero di essere riuscita, è stato rivalutare i personaggi, cioè non fare la distinzione dei buoni e cattivi, ma tutti in questa storia, come forse poi nella vita, sono vittime e carnefici. E quindi ci tenevo che uscisse fuori anche il lato umano di Kovaschi, che siamo costretti a condannare, perché comunque la violenza è sempre da condannare, però ci tenevo che, ripeto, uscisse fuori l'amore tra Stella e Kovaschi, e la loro complicità, comunque un equilibrio che loro avevano, che viene rovinato dall'arrivo di Blanche. E quindi come anche poi le persone fragili in realtà possano nuocere. E all'inizio pensavo che forse lei sarebbe stata quella che avrebbe pagato di più, visto che finisce in manicomio. Invece poi penso che forse è l'unica che si salva, perché lei vivrà in un suo mondo di fantasia, mentre invece gli altri saranno segnati per sempre dal suo passaggio. Divertiamoci! 1, 2, 3, metta!